Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi vedremo un unboxing dedicato all'estate, a tutti i colori, a tutte le forme e a tutte le novità di un bel pacchettone gigante che mi è arrivato in questi giorni, esattamente e prettamente per la pesca in estate. Quindi colori, forme nuove, nuove idee, tutte in questo unboxing. Cominciamo con 10 Feet Under. 10 Feet Under, questa azienda giapponese del mio amico Ken Ayobi, un pescatore molto bravo e un grandissimo costruttore di esche, che fa un prodotto veramente molto interessante, molto morbido, colato a mano con delle forme e dei colori molto stravaganti, però estremamente catturanti. Uno dei gamberi in assoluto più famosi ormai negli ultimi tempi per il bass fishing qua in Italia è il padrotter. Questo gambero molto particolare, fatto in maniera diversa dagli altri, ha proprio una forma letteralmente diversa dagli altri, con questo chelone centrale molto importante, queste due chelette laterali e questo corpo abbastanza piccolo. È tutto colato a mano, quindi ha una discesa veramente morbida, scende molto lentamente, sposta molta acqua ed è veramente catturante. È un'esca che ha dato tantissime soddisfazioni a tanti pescatori italiani, me compreso, che sono fortunato di essere stato uno dei primi a poterlo utilizzare. Cosa è cambiato, mi direte voi, Quinta? Sono cambiati i colori. Sono stati aggiunti colori veramente molto belli, che sono i dip. Appunto, questi colori che hanno la puntina della coda colorati. Quindi questi double, questi colori che sono mixati e assomigliano ancora di più al gambero. Il gambero difficilmente ha un colore uniforme, ha tante piccole sfumature, qualche macchietta, qualche tipologia di colore legata appunto alla forma del corpo e al posizionamento del suo corpo. Quindi Ken ha deciso di fare delle colorazioni dedicate, particolari, un pochino più mixate e meno uniformi. Questa è una di quelle, appunto il nero con la codina rossa, ma ci sono altre colorazioni. Secondo me una veramente molto bella e perfetta per le acque italiane è senza dubbio questo colore marrone con la puntina arancio. Questo è veramente un prodotto che mi sta dando veramente delle belle soddisfazioni, è molto naturale, quindi si può utilizzare sia in acqua trasparente sia in acqua anche leggermente un pochino più velata e assomiglia veramente a un gambero, la colorazione del gambero, il volume che fa l'esca in acqua assomiglia veramente molto a un gambero, quindi è molto importante. Ci sono altre colorazioni, tipo questo verde con la puntina gialla per le colorazioni d'acqua un pochino più scure, il nero con la puntina rossa e il nero con la puntina blu, che è un'altra colorazione che in acqua torbida fa veramente la differenza. Proseguiamo con 10 Feet Under. Il padrotter, come dicevamo prima, è un prodotto che è molto popolare, molto conosciuto e estremamente catturante, quindi è normale che solo quella misura lì da 3,8 non poteva essere quella che Ken vuole lanciare sul mercato, ma visto il grandissimo successo ha cominciato ad aumentare e di ampliare il suo parco del padrotter, quindi di dare delle dimensioni più grandi o più piccole. Recentemente è arrivato il Deca Rotter, quindi che vedete è un padrotter molto più grosso, molto più grande, molto più voluminoso, perfetto per il big bass. Una delle domande che mi viene più fatta per i ragazzi che l'hanno già provato e l'hanno già ricevuto è come innescarlo, quindi cosa me ne faccio, dove lo utilizzo. Intanto è un'esca che permette di spostare molta acqua, di fare moltissima selezione ed è perfetto per i pesci di grandi dimensioni. Quindi su come trailer per i jig senza dubbio, ma anche innescato letteralmente Texas e flippato all'interno delle cover a punching oppure a flipping con dei piombi importanti per dare questa caduta di questo gambero molto grande in faccia a un pesce grosso e quindi può fare selezione. Se c'è un gambero che fa selezione, secondo me è proprio il Deca Rotter. Grande, medio, ma ci sono anche le versioni piccole. Infatti Ken ha fatto il CB Rotter, quindi un padrotter più piccolino, perfetto invece in questo caso per i pesci più apatici, quelli che vediamo a vista, magari che sono un po' svogliati nel momento in cui c'è molta alta pressione. Il Deca Rotter può veramente darci una mano. Infine c'è anche la misura più piccola, che è il Micro Rotter, perfetto a mio parere per il drop shot.
Intanto che avevo in mano questa tipologia di padrotter, appunto, che si chiama CB Rotter, vi volevo far vedere questa colorazione nuova che Ken ha fatto, che si chiama Cactus. Questa colorazione che è un mix fra il verde e il rosa dietro. Il rosa è un colore estremamente particolare. Ci sono molte su eBay di colore rosa che funzionano molto bene, alcune artificiali da trota rosa che funzionano molto bene, quindi è un colore particolare che in acqua prende una pile nei confronti dei predatori, bass compreso. Quindi senza dubbio il nostro amico Cactus, cioè la nostra colorazione Cactus, può venirci incontro nei posti con molta pressione di pesca. La colorazione Cactus è presente per tutta la serie dei carotter, padrotter, cibirotter e microtter, quindi avete solo l'imbarazzo della scelta. Un'altra colorazione che mi viene in mente in questo momento è Kiwi, questa colorazione giallina, verdina, molto molto interessante e perfetta per le acque leggermente velate o tendenti anche un po' al torbido. Bene, ora saltiamo a G-Crack. G-Crack è un'azienda giapponese che fa dei prodotti ogni volta sempre particolari, sempre diversi e sempre molto accattivanti per i pescatori di bass, non solo giapponesi, ma anche per i pescatori di bass americani. Sta avendo un grandissimo successo anche in America e ovviamente lo sto avendo anche da noi, perché abbiamo acque mix tra il Giappone e l'America, molto più basso il Giappone, però comunque abbiamo queste acque mixate, un po' di dighe, un po' di laghi naturali, quindi riusciamo a prendere il buono di questa marca qua, questa azienda giapponese che fa sempre qualcosa di particolare. Finalmente, dopo un po' di tempo, è già fuori da qualche mese, però aspettavo questo unboxing per presentarlo ufficialmente, è arrivato il nuovo gambero della G-Crack, che è il Bellows Crow. Si chiama Bellows appunto perché fa parte della famiglia dei Bellows Guild, dei Bellows Stick, tutte quelle esche che G-Crack ha fatto lamellate, con queste lamelle laterali. Le lamelle trattengono l'aria all'interno, quindi quando noi lanciamo la nostra esca, la prima cosa che succede quando noi peschiamo con delle esche, con le lamelle, è quello che ci bagniamo continuamente ogni volta che tiriamo fuori dell'esca dall'acqua, perché trattiene tutto acqua e aria all'interno delle lamelle, quindi ogni volta ce la rovescia sistematicamente addosso. Questa tipologia, appunto, questa forma del gambero con queste lamelle esterne permette una discesa estremamente lenta dell'esca, quindi totalmente naturale e molto molto interessante per i pesci anche apatici. Ha queste due chelone belle piene all'interno, belle cicciottelle, molto interessante, queste due zampettine centrali che lo fanno assomigliare a un gambero, e le colorazioni, come vedete, sono veramente molto belle. Ce ne sono di tantissime, mi sembra 12 colori se non sbaglio. Questa sicuramente è quella più gambero style per le nostre acque. Anche la busta è molto bella e accattivante, il gambero è 3,5 pollici ed è veramente bello con questo scent che G-Crack tutte le volte mette all'interno, quindi questo sapore che ha appunto il gambero, questa miscela che viene messa sopra alle esche G-Crack, che permette di al bass di tenere l'esca più in bocca possibile, quindi noi arrivare a una ferrata più precisa e più potente. Il Bellows Crow è presente in questo momento in una sola misura, 3,5 pollici, e mi sembra in 12 colori, quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Altre due esche estive che mi sono arrivate di G-Crack sono la prima, lo Yama Stick da 5,8. Questo tronchetto pesantissimo, veramente pesante, con questa codina dietro che è molto 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 versatile e che può attirare anche il pesce più apatico. È un tronchetto decisamente pesante, quindi da lanciare principalmente con la canna da casting oppure con una canna da spinning abbastanza importante. Bisogna farlo scendere molto lentamente per mettere in moto questa codina. Bello voluminoso, 5,8 di dimensioni, quindi senza dubbio un'esca importante per i pesci che sospendono intorno alle cover con questo caldo molto afoso e con questo sole molto importante. Quindi facciamo scendere la nostra esca letteralmente davanti alla bocca del pesce intorno alla cover e ci aspettiamo una mangiata di un pesce di dimensioni sicuramente diverse. C'è anche la misura più piccola, si chiama in un altro nome, si chiama Imo Ripper Slim ed è 3,8. L'idea è sempre quella, quindi questo piccolo tronchetto però di 3,8, quindi più piccolo e quindi per, diciamo, scappottare invece che per cercare un pesce di dimensioni più importante. Due prodotti principalmente estivi che si possono skippare perfettamente al di sotto delle cover, quindi provateli. Inoltre, come non andare a ricordare una delle esche che a me piace di più in assoluto, cioè lo Shed.
il jerk di gomma nel periodo estivo, da skippare sotto le curve, da jerkare intorno agli herbai, da far scendere molto lentamente intorno ai cespugli, intorno agli alberi, eccetera. Il Revival Shed è l'esca perfetta di Gikark, arrivato anche nella misura da 4 pollici, quindi un pochino più grande, un pochino più facile da utilizzare, da skippare. 3 pollici era qui da drop shot, mentre invece 4 pollici è anche da pescare spiombato, neko, drop, eccetera, eccetera, tutte quelle tecniche finesse che in estate funzionano veramente molto bene. Bene, ora passiamo a NetBait. NetBait è questa azienda americana, coloro che hanno inventato il pacacrow, cioè il baby pacacrow, questo gambero con le chele che sbatte incredibilmente in discesa. È stata un'esca che ha rivoluzionato appunto la storia di questa azienda americana che produce appunto uno dei gamberi più catturanti in assoluto della storia. Quest'anno NetBait ha fatto un'esca di cui io non mi sarei mai aspettato. Da loro mi aspetto sempre dei gamberi, mi aspetto comunque dei vermi, mi aspetto qualcosa che comunque sia molto vicino alla politica di pesca americana, quindi esche che dove ci sono tanti pezzi all'interno di una busta, esche robuste che durano tanto, lasciano stare la morbidezza per concentrarsi sulla praticità e sulle tante catture. Negli ultimi 2 anni ho visto un cambiamento di NetBait sotto questo punto di vista. Oltre alle classiche esche, ha fatto anche dei prodotti un pochino più morbidi e un pochino più accattivanti anche per pesci più apatici, anche perché la pressione di pesca esiste anche negli Stati Uniti, non solamente in Italia. Ad esempio il Flex Worm è una delle esche che secondo me ha fatto meglio negli ultimi anni, questo verme molto morbido che si muove, appunto si chiama Flex Worm, quindi andate a cercare nei migliori negozi, in due misure, 5 pollici e 7 pollici, quindi perfetto per le nostre acque, per pescare a neko, drop, testina piombata. Quest'anno secondo me si sono veramente superati, hanno fatto 2 prodotti, il primo è il Drifter, ragazzi è bellissimo, guardate che bello, è veramente super. Questo piccolo pesciolino con la testa grande, con gli occhietti bellissimi, il corpo stretto e la codina che si muove, bellissimo, super imitativo, super dettagliato in tutto quello che fa. La gomma è morbidissima, sembra colata a mano, non salata e scentata. Vi dico la verità, non mi sarei mai aspettato da NetBait un prodotto come questo. Si chiama Drifter, è 2 pollici e 75 e è disegnato per la pesca a drop shot, appositamente per questo. Io ce lo vedo bene anche pescando spiombato, con delle esche molto con dei fili molto sottili, con delle canne molto leggere, per fare lanci dedicati a pesci estremamente apatici. Si chiama Drifter, è disponibile in diverse colorazioni ed è, vi ripeto, disegnato, c'è proprio scritto sopra, per drop shot o jighead, anche testina piombata. Noi dobbiamo utilizzarlo per tante altre cose, non possiamo utilizzarlo solo per il drop, perché in certi posti magari ci peschiamo anche a vista, oppure a neko, come dicevo prima. Quindi Drifter, tantissime colorazioni, estremamente morbido e molto catturante. L'altro prodotto si chiama Crash Worm ed è più grande del Drifter. Il Drifter è 2,75, questo è 3,75, quindi una misura in più. Comincia già a diventare un pochino più appetibile per un pesce anche di dimensioni più importanti. Non è dettagliato come il Drifter, è proprio un classico sciaddino, senza occhietti, senza nulla, semplicemente una gomma colata a mano all'interno di uno stampo. Quindi una gomma morbida, morbidissima, guardate come si muove in maniera incredibile, e disegnata anch'essa per la pesca drop shot, quindi 2 esche finesse in questo caso per NetBait, questo mi ha stupito veramente molto. E questo sopra alla confezione c'è scritto appunto salato e scentato ovviamente, ma anche high floating plastic, quindi una gomma estremamente galleggiante, quindi permette una discesa molto lenta e ideale per il drop shot anche questo qua, ovviamente si porta molto per questo tipo di utilizzo, ma anche per la pesca a neko. Per tutte le tecniche finesse è veramente super, testina piombata, walkie, eccetera, eccetera. Ed è disponibile ovviamente in tantissime colorazioni e secondo me la cosa molto importante è che è stato messo in questo blister per tenerla perfettamente dritta e per evitare che faccia quelle curve strane che poi dopo in acqua tendono a rovinare totalmente l'effetto dell'esca. Quindi una super esca finesse per NetBait che... mi ha stupito, veramente, ve lo dico ancora, uno ha fatto due esche finesse, 2 ha fatto esche estremamente morbide, 3 ha fatto esche dedicate ai pesci apatici, quindi brava NetBait, sono molto felice, ormai siamo 10 anni che collaboriamo insieme e sta iniziando a fare dei prodotti che oltre
al Baby Paca Crow e tanti altri piccoli prodotti come il Mat Paca o il Paca Slim, ad esempio, che vanno molto bene per l'Italia, adesso hai fatto anche un'esca finesse. Parlando di Paca Slim, vi dico, questo non è una novità, ma è un riassortimento, quindi in tutti i negozi italiani sono arrivati i nuovi colori del Paca Slim. Finalmente sono tornati alcuni colori base, come Sun Gill Flare, che è veramente bellissimo, imita alla perfezione il gambero di cui il bass è molto ghiotto. Inoltre è arrivato e tornato anche l'Alabama Flare, che è un altro colore top di Netbait, quindi colorazioni che assomigliano veramente molto al gambero, ma anche ovviamente poi le colorazioni più scure, tipo Kechobee, tipo Black Shadow Flare, quindi colorazioni più tendenti al blu, tendenti allo scuro, tendenti al marrone, perfette per le acque un pochino più torbide. Infine vi regalo una piccola chicchetta, una colorazione che si chiama Cosa Flare, ve lo dico in italiano, lo traduco così anche se poi il gergo americano, la lingua americana è diverso. Comunque è una colorazione molto particolare che tende al verde con qualche flake nero e con qualche flake rosso all'interno. Un'esca veramente interessante, il Paca Slim ormai sono 2 anni che è nel mercato italiano, è la mia esca preferita per pescare a pitching quando devo pescare con dei piombi piccoli, quindi un quarto, anche meno, a volte anche un ottavo, con magari una dimensione di filo un pochino più piccola, un 12 libbre, un 10 libbre, quindi perfetto per il Texas. E sono molto contento di queste nuove colorazioni, perché noi abbiamo sempre bisogno di colorazioni nuove qui in Italia, perché il pesce ormai è assuefatto ai classici colori. E quindi noi, avendo delle colorazioni nuove, secondo me riusciamo a dare una marcia in più ai nostri pesci, che sono sempre più apatici. Bene amici, sono molto felice di avervi fatto vedere questa carrellata di novità che mi sono arrivate per la pesca estiva. Vi aspetto come sempre qua sul canale, vi aspetto sul mio sito luquintavalla.com, dove ci sono tutte le attività che io faccio quotidianamente nel mondo della pesca, tra social, corsi di pesca, lezioni di pesca. Ci vediamo sui social, Instagram, eccetera, e come sempre in bocca al basso.